Benvenuta alla dottoressa Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli. Un flash, una fotografia. Febbraio 2020, aula 114 del Palazzo di Giustizia, si svolge la cerimonia di insediamento. Lei entra nel pieno dell'esercizio delle sue funzioni ed è la prima donna ad assumere questa carica nel capoluogo partenopeo. Presidente, benvenuta innanzitutto. E Grazie. che ricordi ha? Ho il ricordo di una giornata molto emozionante che per me ha rappresentato comunque il corollario di una vita, posso dire, veramente dedicata all'amministrazione della giustizia. Io sono entrata in magistratura ed ero molto molto giovane, non avevo ancora compiuto 24 anni. E quindi veramente ho cercato sempre di svolgere il mio ruolo con impegno e serietà, per cui il raggiungimento di questa carica così importante è per me motivo di grande soddisfazione ed orgoglio. Il 2020 è stato un annus horribilis per il mondo intero, Terribile. la pandemia, ecco. Quell'anno è stato terribile ed è stata anche molto difficile la mia esperienza iniziale. Perché pochi giorni dopo il mio insediamento abbiamo avuto appunto tutte le misure restrittive Covid-19 e quindi ho dovuto immediatamente collaborare con i miei colleghi e con tutti i capi degli uffici giudiziari per garantire da un lato una tutela assoluta e soprattutto salvaguardare tutti i dipendenti, i magistrati, ma anche tutti i dipendenti amministrativi di fronte a questa pandemia e dall'altro però garantire comunque un prosieguo di quelle che sono attività che non possono mai essere interrotte, quali ad esempio i procedimenti a carico di imputati e detenuti o anche alcuni procedimenti d'urgenza in sede civile. Ecco, quali conseguenze poi ci sono state proprio in termini dell'organizzazione degli uffici in seguito alla pandemia? Avete poi mutuato qualcosa da questa esperienza poi così negativa? Sicuramente abbiamo mutuato la cosiddetta trattazione da remoto. In sede civile una serie di procedimenti si sono svolti tutti da remoto ed oggi poi diciamo, l'esperienza del periodo Covid è stata anche acquisita in quella che è nella riforma Cartabia del settore civile che consente diciamo, udienze da remoto. Quindi da questo punto di vista sicuramente abbiamo avuto una serie di attività e di impegni che comunque poi sono proseguiti anche successivamente al periodo, diciamo, della pandemia. Per il resto, la pandemia ha richiesto un impegno enorme per quel che riguardava la salubrità dei locali. Ogni volta dovevamo ricorrere a sanificazioni non appena si determinava un contagio. Però devo dire che fondamentalmente non ci sono state conseguenze particolari e soprattutto siamo riusciti sempre a rispettare tutti quelli che erano i presidi sanitari che ci venivano imposti. L'organizzazione, no, la macchina amministrativa è una macchina complessa, anche quella del Tribunale di Napoli. Si parla tanto di carenza di organico, si parla anche dell'abnegazione di funzionari, di magistrati. Dottoressa, la situazione attuale, lei ha lanciato anche una serie di proposte, no? Esempio, Certo. pensavo agli asili nido per le giovani magistrate, insomma, per cercare di snellire e di venire incontro anche a tante esigenze. A che punto siamo con questa Ma riorganizzazione? allora, la riorganizzazione degli uffici giudiziari, diciamo, in questi 4 anni, perché oramai sono passati 4 anni, sicuramente ha avuto una sua svolta, possiamo dire. Sicuramente gli organici che prima, parlo degli organici amministrativi, che prima erano veramente molto molto carenti, hanno ricevuto un nuovo impulso. Ci sono stati, devo dire, il Ministero della Giustizia ha posto in essere numerosi concorsi, soprattutto un grande aiuto è venuto dagli addetti all'ufficio del processo. Il Tribunale di Napoli ha avuto in dotazione ben 300 addetti. Ora alcuni sono andati via perché nelle more hanno vinto altri concorsi. Però devo dire che l'aiuto che è stato fornito ed è fornito è molto importante.
Per il resto, per quel che riguarda invece strutture, quali appunto gli asili nido di cui avevo parlato, siamo ancora un po' indietro, nel senso che si tratta di organizzazioni molto complesse, di una potremmo dire quasi rivoluzione, che oggi in un tribunale grande come Napoli non è facile da attuare. Ma Io non però. impossibile, però. No, assolutamente. Guardi, la conferenza permanente che si è tenuta circa 15 giorni or sono e quella che si terrà tra alcuni giorni ancora, ha sempre all'ordine del giorno una serie di proposte organizzative che vengono da parte del mio ufficio. Questo perché penso che il benessere del lavoratore, sia esso il magistrato, sia esso il personale di cancelleria, il personale Incida amministrativo, positivamente. incida molto positivamente per il raggiungimento di quelli che sono degli obiettivi molto difficili e seri che noi abbiamo, Certo. perché il PNRR ha imposto agli uffici giudiziari il raggiungimento di seri obiettivi e considerando che Napoli, allora, si dice generalmente che Napoli sia il terzo tribunale dopo Milano e Roma. Io ritengo che quantificando il numero di Il affari e di primo. iscrizioni sia il primo tribunale. Oltretutto noi abbiamo anche un ufficio del giudice di pace che ha proporzioni e dimensioni notevoli che gli altri uffici giudiziari non Proprio come mole di hanno. lavoro, in effetti. Mole di lavoro, ma anche pensi che il numero degli addetti, cioè dei giudici di pace, non sono in servizio perché attualmente non sono in servizio, però diciamo da una previsione di pianta organica ne prevede addirittura circa 250. Quindi 250 giudici di pace sono il numero di un tribunale di medie dimensioni. A noi si aggiunge ad un tribunale che è di grandissime dimensioni perché la pianta organica del Tribunale di Napoli prevede la presenza di 320 magistrati più un presidente, quindi sono 321. Di fatto sono molti di meno. Difatti sono molte di meno. Chiudiamo questa prima parte, però la chiudiamo legando l'esperienza di lei presidente del Tribunale di Napoli con quella di presidente del Tribunale di Napoli Nord, che lei ha avviato nel 2014. Io questo ci tengo tantissimo a dirlo. Dottoressa, quali sono le differenze? No, Allora, Napoli Nord è davvero, io la considero una mia creatura la sua creatura, e lo è. ed è stata un'esperienza bellissima, formativa, bellissima, di grande, come dire, con la quale ho raggiunto dei grandi obiettivi, perché Napoli Nord è sorta, come tutti sanno, su un territorio molto molto difficile, perché si tratta della zona a più alta densità Criminale. criminale, la Terra dei Fuochi. Però devo dire che siamo nati e avevamo appena le sedie, forse sedie, tavolo, qualche scrivania e qualche computer. Dopodiché l'ufficio ha raggiunto dei livelli di funzionalità enormi, in un periodo di tempo siamo stati anche ad organico quasi completo e quindi gli obiettivi che mi ero preposta sono stati raggiunti. Anche se obiettivamente poi la mole di affari è diventata così rilevante e significativa che attualmente il Tribunale non ha le forze giuste per poter andare avanti, si è creata una sorta di sproporzione tra numero del personale di magistratura, personale addetti agli uffici amministrativi e numero di affari che invece vengono iscritti. Però devo dire che il mio rapporto col territorio è stato ottimo, continuo a conservare tanti rapporti, tanti inviti, tante forme, diciamo, di incontro, scambio di idee, perché veramente si era creata una bellissima sinergia su quel territorio. Quando la figura istituzionale ha valore, ma ha valore anche la figura umana, no? Lei è stata magistrato per 41 anni nel settore, possiamo dirlo, Sì, perché è un come no, orgoglio, no? È un orgoglio, assolutamente, assolutamente, soprattutto certo. nel campo penale. Io immagino la figura, quanto sia importante, no? Carica anche di tanta responsabilità. C'è una sentenza che le ricorda particolarmente. Di sentenze ce ne sono tante che io ricordo e sono
Soprattutto, l'ho già detto tante volte, in effetti in altre occasioni, ricordo, al di là di quelle che sono state sentenze in materia di criminalità organizzata, Beh, che chiaro. sono stati tantissimi procedimenti penali a carico di grossi boss, ricordo da questo punto di vista la sentenza Setola che per l'omicidio Orsi, Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, così come ricordo la prima sentenza in materia di femminicidio che è stata celebrata in un'aula di giustizia ed è l'omicidio di Veronica Abate, che Bellissima purtroppo, ragazza del bellissima ragazza, è rimasta vittima del suo ex fidanzato. suo ex. Però la fermo qui perché ci voglio ritornare su questa tematica e su Veronica Abate. Una breve pausa pubblicitaria e poi nuovamente in studio. Matrimonio in vista? Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro. Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure, grazie alla nostra sartoria interna. Sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito. Punto Zero Sposa. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Ci sono dei luoghi fatti per emozionare. Noi lo sappiamo bene. È per questo che vogliamo che ogni acquisto sia una grande emozione. Benvenuti da Euronics Gruppo Tufano. Perché acquistare da noi? Beh, semplice, perché vuol dire qualità, assistenza, cortesia e il piacere di concretizzare un acquisto in tutta serenità. Da noi troverai la selezione delle migliori marche e le ultime novità. Sia tu un professionista, un appassionato o semplicemente per la casa e il tempo libero. Euronics, un mondo più avanti. Siamo qua, Mister Risparmio a Catadavilla. Ma che sto già hanno fatto? Ci hanno fatto? Sì. E a Catadavilla non da voto. Approfitta delle nostre offerte valide in più di 70 punti vendita. Cerca quello più vicino a te su misterrisparmioshop.it. Ti aspettiamo. AP,
Your business, our mission. Può sembrare una frase fatta, eppure rappresenta al meglio il modo in cui noi di AP affrontiamo le sfide quotidiane. Perché il nostro successo non può esistere senza il tuo. La nostra mission è migliorare costantemente il tuo business, fornendoti le migliori soluzioni tecnologiche, scegliendo i prodotti più innovativi sul mercato, aiutandoti a semplificare e migliorare i processi e a rendere l'ambiente di lavoro un luogo confortevole e funzionale. Siamo qui per te, siamo qui per migliorare il tuo business. Eccoci nella seconda parte di questo speciale della Notizia in Comune, tutta dedicata alla giustizia, e abbiamo ospite il presidente del Tribunale di Napoli, la dottoressa Elisabetta Garzo. Presidente, allora ci siamo, abbiamo chiuso questa prima parte parlando di femminicidi, di una sentenza che lei ricorda con molta, insomma, è stata molto a cuore, con un grande, che poi dolore, perché alla grande fine questi femminicidi è una grande, ecco, perché assolutamente come, sì. A volte per il ruolo di magistrato deve comprendere anche il valore umano. Insomma, il caso di Veronica Abate, una ragazza uccisa per mano del suo ex fidanzato giovanissima. In realtà, come siamo messi in Italia sulla legge sui femminicidi? Ecco, lei. Ma guardi, la legge è una legge seria. Che poi ogni giorno noi abbiamo cronache, sì, terribili. Abbiamo cronache. Anche adesso, oggi, insomma, stiamo registrando, è a Napoli. È accaduto l'ennesimo femminicidio da parte di un uomo che, sì, ha ucciso sua moglie. Allora, guardi, purtroppo le leggi esistono, ci mancherebbe. Sono anche delle leggi che hanno una grossa correttezza da un punto di vista giuridico. Però il problema purtroppo non è quello della punizione, il problema è quella della prevenzione e protezione. Infatti, quando si parla di femminicidio si parla del sistema delle tre P: prevenzione, protezione e punizione. Quando siamo arrivati alla punizione, vuol dire che l'evento si è già verificato, sia un evento omicidiario, sia possa essere un fatto di lesioni gravi, gravissime, come in tante occasioni si sono verificate. E quindi lì già c'è la prova del fallimento, un fallimento dello Stato, delle forze dell'ordine, della società civile. Ma sulla bontà, ad esempio, di misure come il braccialetto rosso, no? Lei cosa ne pensa? Ma guardi, sono sicuramente delle misure deterrenti, o quantomeno. Perfetto, sono sicuramente dei deterrenti, sono sicuramente delle misure che, se osservate, possono portare ad una forma di tutela, diciamo, soprattutto lì dove ci sono i divieti di avvicinamento, dove c'è il discorso appunto di non creare disturbo alla persona. Quindi io sono agli arresti domiciliari, ho questo braccialetto, non mi posso muovere, non posso allontanarmi, e quindi potrebbe sicuramente rappresentare un deterrente. Il problema però è che, se purtroppo la persona ha deciso di assumere un comportamento delittuoso, non sarà certo il braccialetto a rappresentare l'ostacolo a tutto questo. Quindi il problema, il grosso problema, è quello appunto di intervenire in maniera preventiva, cioè cercare la donna che è vittima di violenza, deve immediatamente denunciare, ma non quando la situazione oramai è degenerata, all'inizio proprio, perché in questa maniera si possono assumere tutte quelle forme di protezione idonee ad evitare poi il verificarsi di eventi tragici. Lei pensa anche che ci sia una... perché spesso la croce viene buttata anche addosso alla stessa vittima, alle donne, la criminalizzazione spesso c'è della donna, che nonostante la denuncia, però magari questa denuncia arriva tardi, oppure c'è il ritiro della denuncia per tanti motivi. Invece di tutelare ancora di più la vittima, si tende addirittura a criminalizzare questo processo orrendo, abietto. Sì, infatti noi parliamo di vittimizzazione secondaria e soprattutto di tante attività che spesso sono poste in essere. Non ce la fanno ad andare avanti queste purtroppo donne. Purtroppo tante donne hanno il terrore di rimanere, diciamo, anche senza i figli, allontanamento dei figli, impossibilità di sostentamento. E poi devo dire che, al di là di questo, molte volte c'è anche proprio anche una fiducia interiore nel proprio compagno. Cioè, io non arriverò mai a fare questo. No, sono portata a credere che effettivamente ha sbagliato, mi ha chiesto perdono, e quindi non
persisterà in questo tipo di atteggiamento. Poi, purtroppo, la pratica ti dimostra, il verificarsi di episodi continui ti dimostra che molte volte non è così. E allora c'è chi riesce a denunciare, c'è chi ha la forza di allontanarsi, c'è chi riesce ad andare in case e famiglia. Forse incrementare case e famiglie è possibile, forse questa è la strada giusta secondo me. Occorrerebbe un grosso intervento sociale, un grosso intervento che possa appunto garantire a queste persone una sopravvivenza quantomeno civile e decente. Sempre in tema appunto di prevenzione, certo. Perché quando la giustizia interviene già è in atto la patologia. Si è verificato il fatto delittuoso, drammatico. Dottoressa, cambiamo argomento. In questi giorni, in queste settimane, è tornato prepotentemente d'attualità i casi degli errori giudiziari. Ecco, noi abbiamo delle immagini che parlano di un caso a dir poco eclatante, che è il caso di Beniamino Zuncheddu, no? Che è stato assolto dopo 33 anni di carcere. E forse questo è il caso emblematico più clamoroso, no? di errore giudiziario. È figura chiave in questo caso di errore giudiziario è proprio una procuratrice, no? Francesca Nanni. Che grazie all'avvocato Togru ha avuto questa intuizione e è riuscita a demolire tutto l'impianto accusatorio e a smascherare, insomma, colui che per anni aveva puntato il dito contro questo povero uomo. Certo, ma ecco, non possiamo parlare di errore giudiziario ora che questa persona, diciamo, ha detto la verità, ma di fronte ad una testimonianza così precisa, così puntuale, che aveva tutta una serie di riscontri. Purtroppo non si poteva pervenire ad una sentenza se non a quella sentenza sbagliata, che noi oggi diciamo una sentenza di condanna sbagliata, perché fortunatamente io non so questa persona come abbia potuto per anni poi tacere quello che era quantomeno un dubbio. Perché, voglio dire, si può assistere ad un episodio criminale, però si possono poi non avere delle certezze. Allora, esprimere il proprio dubbio chiaramente induce anche il giudice ad avere una visione diversa. Ma nel momento in cui un teste mi depone sotto il vincolo del giuramento e mi esplicita determinate circostanze, io non ho motivo per ritenere che il test non sia attendibile. Quindi devo dire che la collega è stata veramente molto molto brava. Perché volevo introdurre anche il discorso della revisione del processo, certo. Anche per chi ci segue da casa, no? L'incubo di Zuncheddu magari è kafkiano, si potrebbe sembrare l'incubo di ciascuno di noi, no? Che abbiamo il terrore che possiamo essere impelagati in situazioni del genere, cioè, invece non è così. No, non è assolutamente così, perché poi ecco, io ho sempre detto quando celebravo i processi, che ecco, l'intervento della difesa è sempre fondamentale. È fondamentale. È molto molto importante e significativa la discussione, l'acquisizione di elementi difensivi da parte della difesa, perché la difesa può prospettare al giudice una ricostruzione che viceversa in quel momento il giudice non ha, perché non ha gli elementi per poter avere una ricostruzione che diversa. Che poi nel giusto processo è il tempo del dibattimento, che la formazione della prova. Quindi devo dire che la collega è stata veramente molto molto attenta, l'avvocato sicuramente ha fornito il suo contributo difensivo in maniera eccellente e la verità è trionfata. Dottoressa, la curiosità delle curiosità, nella Camera di Consiglio, noi spesso ci chiediamo, no? Non soltanto perché siamo appassionati di film, di legal thriller, così, però ci immaginiamo il travaglio interiore magari, ma che si vive in una Camera di Consiglio, dove ciascuno è chiamato a dire, poi si formula il giudizio, ma no? Certo. Ci spieghi un po' la Camera di Consiglio, come dire, cioè il segreto della Camera di Consiglio. Chiaramente. Però la Camera di l'area Consiglio, che si respira. No, è sempre un momento, ci mancherebbe, di grosso confronto tra i giudici, anche perché nel momento in cui si è in dibattimento, in udienza,
si celebra l'udienza e quindi nessuno di noi può parlare con l'altro, può confrontarsi, salvo che non sia per questioni squisitamente giuridiche, la risoluzione di eccezioni, l'acquisizione di mezzi di prova. La Camera di Consiglio e viceversa, appunto, è il momento del confronto finale, perché ognuno di noi chiaramente si è formato un proprio convincimento ed è tenuto ad esprimerlo all'altro collega del collegio, e molte volte il convincimento coincide assolutamente, ma ci sono tanti casi in cui il convincimento non c'è. In ogni caso io devo dire che sempre in Camera di Consiglio si riguardano gli atti, si riascoltano le deposizioni e si cerca sempre un riscontro certo a quelle che sono proprio le proprie decisioni. E poi comunque nulla deve essere mutato, ma tutto poi viene certo. Fatto secondo lì dove ci sia un minimo di dubbio abbiamo comunque, diciamo, il discorso del 530 capoverso, che poi è una regola di grossa civiltà. Pro reo? Sicuramente. Ecco, questo lo voglio dire a chi ci segue da casa. Questo sempre. Nel dubbio questo, c'è sempre favore. C'è sempre una situazione di... c'è un'assoluzione, mai una condanna nel dubbio. Mai, assolutamente mai. Grazie. Allora ci fermiamo per questa seconda parte, poi nuovamente in studio. E parliamo anche di quelli che possono essere gli aspetti magari diversi di un magistrato, di chi guida un tribunale come quello di Napoli. State con noi. Matrimonio in vista? Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro. Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure grazie alla nostra sartoria interna. Sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito. Punto Zero Sposa. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Ci sono dei luoghi fatti per emozionare. Noi lo sappiamo bene. È per questo che vogliamo che ogni acquisto sia una grande emozione. Benvenuti da Euronics Gruppo Tufano. Perché acquistare da noi? Beh, semplice, perché vuol dire qualità, assistenza, cortesia e il piacere di concretizzare un acquisto in tutta serenità. Da noi troverai la selezione delle migliori marche e le ultime novità. Sia tu un professionista, un appassionato o semplicemente per la casa e il tempo libero. Euronics, un mondo più avanti. Siamo qua, mister Risparmio, a Catatavilla. Ma che sta già hanno fatto? Ci hanno fatto? Sì. E a Catatavilla non davo. Approfitta delle nostre offerte valide in più di 70 punti vendita. Cerca quello più vicino a te su misterrisparmioshop.it. Ti aspettiamo. We'll be right back.
AP, Your Business Our Mission, può sembrare una frase fatta, eppure rappresenta al meglio il modo in cui noi di AP affrontiamo le sfide quotidiane, perché il nostro successo non può esistere senza il tuo. La nostra mission è migliorare costantemente il tuo business, fornendoti le migliori soluzioni tecnologiche, scegliendo i prodotti più innovativi sul mercato, aiutandoti a semplificare e migliorare i processi e a rendere l'ambiente di lavoro un luogo confortevole e funzionale. Siamo qui per te, siamo qui per migliorare il tuo business. Eccoci tornati in studio per questa terza parte insieme al presidente del Tribunale di Napoli, la dottoressa Elisabetta Garzo. Ci siamo lasciati parlando di Camera di Consiglio. Torniamo invece al Tribunale di Napoli. Allora, al di là di quelli che sono i compiti organizzativi, che sicuramente insomma sono importanti, fondamentali, ci sono anche compiti delicati che svolge sempre il Tribunale di Napoli, in campo esempio penale, ci sono? Ma sicuramente la gestione, si tratta di comunque seguire la gestione di tutti i processi che sono pendenti sul ruolo, si tratta di tener conto di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Noi abbiamo comunque dei vincoli legati, carichi esigibili, programmi di gestione, quindi si tratta di tutto un complesso di cose che sono fondamentali per l'amministrazione della giustizia. Ma poi al di là di questo io organizzo convegni, ho continui contatti con il Consiglio dell'Ordine, formazione dei magistrati, formazione degli avvocati. Oggi per esempio aveva inizio un primo corso di formazione per curatori speciali ed amministratori di sostegno all'esito di un protocollo di intesa che è stato stipulato. È un messaggio molto importante, perché spesso quello che la gente da casa magari non percepisce, la preparazione anche del giovane magistrato che deve essere preparato, c'è una figura di accompagnamento, dottoressa? Allora, la preparazione è molto molto importante, e in questo c'è la scuola della magistratura che interviene organizzando tantissimi corsi di formazione cui i magistrati partecipano a domanda generalmente. Tra l'altro questi corsi oggi si svolgono a Castel Capuano, quindi in una, diciamo, una realtà organizzativa nuova molto molto importante, anche di grande fascino, suggestiva, certo. Suggestiva, sicuramente suggestiva. E questo è sicuramente un dato importante, al di là di quello che poi è un aggiornamento personale continuo, perché se lei pensa, con tutte le riforme che abbiamo avuto ultimamente, assolutamente è indispensabile, non è che è possibile, è indispensabile, è necessario l'aggiornamento continuo, quindi lo studio continuo. Che consiglio darebbe ai giovani che vogliono fare il magistrato? Ma io sono un entusiasta di questo lavoro, quindi e si vede, traspare tutto. Sono veramente, io penso che l'importante è un approccio con grossa umiltà, con grossa serenità, perché al di là, io lo dico sempre, al di là di un fascicolo, sia esso civile, sia esso penale, c'è sempre un uomo, c'è sempre un fatto umano, c'è sempre una vicenda che comunque coinvolge delle persone. Possiamo essere coinvolti per una serie di problematiche di carattere squisitamente economico patrimoniale, ovvero di carattere condominiale, per esempio. Possiamo essere coinvolti per delle fattispecie penali, fatti, contestazioni di fatti delittuosi o anche di fatti colposi. Però noi non dobbiamo mai dimenticare che al di là del fascicolo, che oramai si è completamente dematerializzato, perché è tutto telematico, però al di là, diciamo, di tutti gli atti telematici ci sono sempre degli uomini, e quindi l'approccio deve essere un approccio sempre sereno, umano, ma molto rigoroso. Fare il magistrato a Napoli, una città complessa con tanti, insomma, tante sfaccettature, però non possiamo non parlare anche di quello che è accaduto a Napoli, di questa anche recrudescenza dei fenomeni criminali, anche della criminalità giovanile. Lei ha parlato in una recente intervista che ho letto, c'è stato troppo buonismo con i giovani. Purtroppo io sono convinta, questo io l'ho detto anche, diciamo, in tempi passati, è importante avere comprensione, ci mancherebbe, però nel momento stesso in cui una persona sbaglia,
bisogna anche essere un po' severi, perché altrimenti non si comprende, soprattutto un ragazzo giovane non comprende il disvalore di quel che ha fatto. E noi non abbiamo sempre delle strutture che possano accompagnare questi ragazzi nel loro processo di crescita. Molti ragazzi... L'uso dei social, dottoressa, questo TikTok che imperversa e che addirittura strumento spesso della malavita. Certo. Perché è così, purtroppo, ed è senza controllo. È tutto senza... E allora pensi quanto disagio possono avvertire dei giovani che non hanno assolutamente alcun tipo di struttura alle spalle che li possa guidare e poi vengono coinvolti in queste cose che all'apparenza sono assai affascinanti, che tra l'altro ti consentono anche di acquisire una certa disponibilità economica, perché oggi... Tu sei una persona che devi avere per forza, come dire, delle scarpe da ginnastica in un certo, fatte in un certo modo, di una certa marca, il giubbottino così, il cappellino così, cioè sono tutti valori effimeri che però purtroppo i ragazzi che sono bombardati invece da notizie di tipo diverso non comprendono. L'omicidio di Giovan Battista Cutolo, di Francesco Pio prima. E sono fatti terribili. Terribili davvero, cioè io quando anche l'altra sera che hanno proiettato le immagini, quel ragazzo così bello, ma bello veramente ha per la sua... tutti di lacrime, sì, quel racconto di quella madre. Veramente quel ragazzo così bello che, perché poi la musica è una delle cose che dà l'espressione universale di un animo veramente sensibile, profondo. Quindi un ragazzo che si dedica con tanta passione alla musica, con tanti sacrifici. Io vedo a volte queste la Sanità Ensemble, tutte queste realtà veramente stupende di ragazzi che si sono stati sottratti alla strada. E che sono dei talenti. E poi vedere che quel povero ragazzo per una cosa banalissima oggi non c'è perché più. Noi parliamo sempre di queste vittime innocenti, però ne parliamo da decenni. Cioè l'assassino di Giovan Battista Cutolo, magari quando è morta Annalisa Durante, il 27 marzo ricorre l'anniversario, certo, della morte, 20 anni dalla morte, non era neanche nato. Eppure si ripete la storia, cioè il mai più non avviene. Perché secondo lei, dottoressa? Perché purtroppo la violenza è connaturata all'animo umano e perché purtroppo il disagio sociale molte volte si supera proprio così, perché le famiglie non svolgono più quel ruolo che hanno svolto in passato, perché molte volte anche le istituzioni scolastiche sono assenti. È vero, noi non possiamo, non è che la colpa non è di una sola di queste variabili, è che purtroppo quando tutte queste variabili sono tutte insieme ed allora un ragazzo non riesce proprio a comprendere. E chi deve scendere in campo per aiutare questo ragazzo? Tutti. Là dove non c'è la famiglia. Dobbiamo scendere in campo tutti, prima di tutto la scuola, prima di tutto le istituzioni, la Chiesa, assolutamente tutti. Perché soltanto lavorando tutti insieme e cercando di, come dire, di acquisire la fiducia di questi ragazzi, il dialogo è importantissimo. Io parlo sempre tanto con i ragazzi, con le scuole e soprattutto chiedo loro di fare domande, cioè non una lezione così sterile, non ha senso, il ragazzo deve essere coinvolto. Mi ha suggerito, a proposito di scuole di legalità, lei è una donna che non si è mai sottratta alla società, lei è una donna nella società, è molto empatica, le piace partecipare molto alla vita sociale e soprattutto le piace che i giovani, i giovanissimi, no? Seguano l'esempio, perché le parole stanno a zero, lo diciamo sempre, ma quello che conta sono i fatti e soprattutto ancora più dei fatti gli esempi. Io leggevo, mi è molto piaciuta questo incontro che lei ha promosso e il racconto della sua esperienza, la sua capacità anche affabulatoria, no? Di raccontare questo processo a Pinocchio, sì, che mi ha tanto colpito il racconto di questo vero e proprio processo che si è celebrato nei confronti di Pinocchio, quindi tutte le accuse che gli sono state mosse, il burattino Pinocchio interpretato da un bambino,
Tra l'altro, voglio dire, tutti i bambini hanno partecipato a questo progetto e la sua toga è stata indossata da una bambina di 10 anni. La sua toga, che sì, voglio dire, rappresenta, è sacrale, no? Per credo. Me rappresenta veramente la mia racconti. Toga, al di là del fatto che mi è stata regalata da mia madre, che poi purtroppo è finita pochi anni dopo che io avessi vinto il concorso, per cui per me è, diciamo, un ricordo meraviglioso di mia madre, ma un ricordo di tutto il mio lavoro, mi ha accompagnato durante tutto il mio percorso. E quindi io ho affidato questa mia toga, che non aveva mai indossato nessun altro, a questa bambina che in quel momento era il presidente di questo collegio che giudicava Pinocchio. Ma vedi, al di là di questo, è stato il lavoro che abbiamo fatto con questa scuola. Inizialmente era una scuola di Trento alla Ducenta, ora l'abbiamo riproposto anche in una scuola al Vomero, è stato riproposto a alcuni bambini in una scuola al Vomero, bravissimi. Ed è un modello questo. È un modello, ha avuto un grosso il significato, al di là di far comprendere Pinocchio, è una favola che conoscono tutti. Però è un imprinting. Però certamente. Per le nuove generazioni. Assolutamente sì. E poi abbiamo spiegato quali fossero le regole di un processo. Ma guardi, sono stati di una bravura. Immagino. Di una bravura. Anche perché c'è la capacità anche ricettiva rispetto magari a un adulto, del bambino. È stato anche rappresentato alla Camera dei Deputati a Roma. Devo dire che siamo stati accolti sia dall'onorevole Carfagna, sia dal presidente della Camera, che è Fico, all'epoca, ma veramente è stata una manifestazione bellissima. Un successo plebiscitario. Un grande successo, ma è il successo di una istituzione che riesce a trasferire a dei bambini il significato ed il valore della giustizia. Ci fermiamo per questa ultima pausa, poi riprendiamo per la quarta parte e state con noi, una breve pausa. Cerimonia? Evento importante? Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in Via Dante 49. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, punto e basta. Ci sono dei luoghi fatti per emozionare, noi lo sappiamo bene. È per questo che vogliamo che ogni acquisto sia una grande emozione. Benvenuti da Euronics Gruppo Tufano. Perché acquistare da noi? Beh, semplice, perché vuol dire qualità, assistenza, cortesia e il piacere di concretizzare un acquisto in tutta serenità. Da noi troverai la selezione delle migliori marche e le ultime novità. Sia tu un professionista, un appassionato o semplicemente per la casa e il tempo libero. Euronics, un mondo più avanti. Siamo qua, mister Risparmio, a Catatavilla. Ma che sto già hanno fatto? Ci hanno fatto? Sì. E a Catatavilla non da voto. Approfitta delle nostre offerte valide in più di 70 punti vendita. Cerca quello più vicino a te su misterrisparmioshop.it. Ti aspettiamo.
AP, Your Business Our Mission, può sembrare una fase fatta, eppure rappresenta al meglio il modo in cui noi di AP affrontiamo le sfide quotidiane, perché il nostro successo non può esistere senza il tuo. La nostra mission è migliorare costantemente il tuo business, fornendoti le migliori soluzioni tecnologiche, scegliendo i prodotti più innovativi sul mercato, aiutandoti a semplificare e migliorare i processi e a rendere l'ambiente di lavoro un luogo confortevole e funzionale. Siamo qui per te, siamo qui per migliorare il tuo business. Ultima parte della notizia in comune con il presidente del Tribunale di Napoli, la dottoressa Elisabetta Garzo. Allora, abbiamo chiuso questa terza parte, dottoressa, con questo ricordo meraviglioso, sentenza, sì. Questo bambino, ecco, che interpretava Pinocchio, che poi lei ci ha raccontato questo tenero ricordo, insomma, si era aggrappato anche a lei con grande tenerezza. Era un bambino emozionatissimo. Emozionato. Nel corso della prima rappresentazione. Che sentiva la sua parte. Su. Sì, bravissimo, veramente bravissimo. E che però, diciamo, aveva una grande emozione, quindi mi stava letteralmente legato, cioè vicino, non voleva mai staccarsi da me, perché probabilmente gli davo fiducia così, però è stato un gran successo. Devo dire che anche il prefetto di Caserta dell'epoca, che era presente, ha riconosciuto il grande valore di questa rappresentazione. Dottoressa, parliamo spesso di giustizia riparativa, no? Del dopo la detenzione, dell'importanza del reinserimento sociale. Ho letto che il Comune e il Tribunale hanno sottoscritto una convenzione per i lavori di pubblica utilità. Questo è un messaggio molto importante, un segno di civiltà, certo, soprattutto nel momento in cui parliamo di... Sono varie, al di là del Comune anche ci sono tante associazioni che sono disposte in effetti ad offrire lavoro per le persone che sono, diciamo, hanno necessità hanno di un reinserimento sociale. Devo dire che una bellissima convenzione è stata fatta anche col Parco Archeologico di Ercolano, quindi alcune, diciamo, piccoli passi avanti si stanno facendo per evitare che queste persone, una volta poi che abbiano riacquistato la libertà, avendo delle difficoltà, possano poi nuovamente incorrere in attività illecite. E anche durante il corso, diciamo, del giudizio ci sono delle misure anche alternative che possono essere poste in essere, quindi si cerca assolutamente di farsi garantire questo reinserimento. E d'altro canto la riforma Cartabia vede proprio nella giustizia riparativa uno degli obiettivi principali da raggiungere. Sull'uso delle intercettazioni che pensiero ha? Che cosa ne pensa? Ma guardi, le intercettazioni sono indispensabili. Al fine dell'acquisizione della prova, quindi è vero, hanno dei costi notevoli, è vero che in tanti casi, cioè noi abbiamo una telefonata utile alle indagini su tantissime altre che non sono utili, però fermo restando che il diritto alla riservatezza è assolutamente rispettato, così come è stato evidenziato anche, leggevo qualche giorno fa in un'intervista al procuratore Gratteri, se è vero che si sono, diciamo, vengono spese notevoli somme, è anche vero però che si è ottenuto l'acquisizione di notevoli patrimoni proprio grazie alle intercettazioni che poi hanno portato a processi di acquisizione patrimoniale a carico di persone che si erano rese colpevoli di fatti illeciti, di fatti di reato. Ha citato Nicola Gratteri, no? Il neo procuratore a Napoli, il nuovo procuratore di Napoli. Ha scritto numerosi libri, è veramente un emblema, uno dei baluardi, ha intrapreso battaglie agguerritissime contro i clan calabresi e intende dare guerra anche qui. Sicuramente è anche però un comunicatore, molto, ritengo. Io ho avuto occasioni di incontrarlo, non tantissime, ma comunque di scambiare con lui una serie di considerazioni, ma soprattutto anche lui è molto animato dall'intento di far comprendere ai ragazzi, ai giovani, che il disvalore delle azioni criminali, e quindi da questo punto di vista è chiaramente una voce importante. E soprattutto il senso che non esiste l'impunità. No, assolutamente non esiste.
perché ci sono luoghi come ad esempio anche la Calabria, anche l'Intra, dove sembra magari la giustizia fai da te sembra imperare rispetto non è vero, giustizia. Non è una giustizia fai da te, la giustizia fai da te è quella che purtroppo viviamo anche noi qui quando si verificano tanti episodi di giustizia fai da te, ma diciamo rappresentano un'eccezione, perché devo dire che la giustizia è una alla cosa fine seria che funziona nel funziona rispetto di regole serie. Io ho voluto scegliere tra le immagini, abbiamo prima parlato di femminicidi, abbiamo ricordato Veronica Abate, ho voluto scegliere invece come immagine Maria Kindamo, se la regia è pronta, ma l'ho scelta apposta, questa donna calabrese fortissima, perché sì, parliamo di femminicidio, ma parliamo anche di lotta estenuante ai clan mafiosi, perché Maria ha lottato per la libertà. Certo. E i figli portano il testimone, la figlia vuole diventare magistrato per portare Bene. Avanti la battaglia. Ecco, un suo commento, dottoressa. Ma sicuramente... lei che è testimone anche di no, quello che è la battaglia per le donne. Combattere per degli ideali, cioè soprattutto riuscire ad avere una voce diversa ed isolata nel momento in cui si fa parte di realtà che non sono di realtà criminali, è un qualcosa che dà veramente grande valore a questi comportamenti. E quindi il fatto che poi i figli abbiano compreso la rilevanza del comportamento della madre e abbiano scelto di fare uno di loro di fare il giudice è significativo. È vero anche che dopo quasi 8 anni il presunto assassino vada a processo. Certo, no? Certo, assolutamente. Cioè la giustizia alla fine. No, ma la giustizia può avere un corso più lento, però la lentezza molte volte è scrupolo e serietà dell'indagine. Bisogna vederla anche in questi sensi. Io non posso permettermi di essere un indagatore poco serio o poco attento. Lì dove sono certo di quelle che sono le prove acquisite, ed allora la giustizia poi trionfa. Io ci credo in questo. Dottoressa, allora lei è una donna piena di passioni, ho scoperto tante cose, anche un po' della sua sfera privata. Lei ha 2 figli, sì. È una sportiva, lei ama gli sport, lei ama sciare ad esempio, io amo ed sciare, è una camminatrice. Sono una camminatrice, vado in palestra la mattina alle 7:15 perché così poi dopo posso andare in ufficio diciamo in un Ma orario giusto. Ma sport inteso come disciplina o come benessere? Entrambe le cose, perché secondo me lo sport è disciplina, anche il solo fatto di rispettare l'impegno, ed un impegno vuol dire disciplina, poi nello svolgere la propria attività, e quindi da questo punto di vista secondo poi è benessere, perché non lo dico io, ma lo dicono tanti forma. Scienziati che insomma è importante, anche perché io poi svolgo la mia attività gran parte del tempo seduta, per cui quindi un minimo sana di il corpo è sano. Sì, quindi, sì, assolutamente sì. Ma è vero che quando il suo secondogenito vive a New York lei ha percorso 300 km? Sì, è vero. Mio figlio, voglio che il nostro pubblico da casa ci mio figlio ha vissuto a New York per 3 anni e io in una delle occasioni in cui sono andata a trovarlo in 9 giorni ho percorso a piedi 300 chilometri certificati dal contapassi, quello che è sul telefonino, quindi non è una bugia. Quindi... Se non avessi fatto il magistrato, cosa avrei fatto? Il medico. Era la mia, diciamo, anche quella era un qualcosa che mi piaceva molto e devo dire, e poi la vita purtroppo fa a volte perché per purtroppo te delle scelte, no? Perché anche il medico, fa il medico è una bellissima... Perché poi ha scelto la giurisprudenza? No. Allora, perché mentre appena iscritta all'università, e non ero iscritta a giurisprudenza, ma neanche a medicina, mi ruppi una gamba e quindi poi sono stata ferma per un periodo di tempo. In quel periodo di tempo ho conosciuto un ragazzo che era iscritto a giurisprudenza, parlando con lui ho cambiato completamente idea e quindi poi ho cambiato facoltà, ma senza perdere assolutamente l'anno, perché erano i primi mesi, e poi mi sono laureata in 3 anni a una sessione con tutti i 30 e 30 in lode. Cioè si è appassionata proprio al diritto. Veramente molto. Cioè il diritto si concilia, perché questa è la bella curiosità, sì, che è con la vita di tutti i giorni. Cioè la vita... Ma certo, sì, perché poi ogni azione che noi facciamo in effetti è regolata dal diritto, se uno ci vuole pensare un attimo. E quindi mi è sorta questa grande passione.
Tra le sue passioni c'è anche la cucina. Sì, questa è anche un'altra delle cose che mi diverte molto, perché ti fa, diciamo, pensare ad altro assolutamente. Cosa? Allora, il suo cavallo di battaglia, tutte le donne ce l'abbiamo. Allora, io da un lato amo molto cucinare dei primi, e tra questi sicuramente una lasagna ai carciofi. Siamo in tema di lasagna. Sì, infatti, periodo. In questo periodo, più che la lasagna rossa è buona, ma la lasagna ai carciofi, e poi amo molto cucinare i dolci. Quindi anche io adoro quindi, la torta caprese, sì. Mi piace tanto la bella crosta di mele. Il suo dolce preferito? Allora, io il mio dolce è uno di quei dolci che quando prepari non hai il tempo di servirlo, che è già scomparso. È una mattonella con marron glacé e cioccolato caldo su, che le ho detto non appena la porto lì la servo dopo 3 minuti, ma ce n'è ancora. Buonissima. Ma è una sua ricetta? Sì. Ah, è una, no, è una mia ricetta, insomma, è una ricetta rifondata, ma che io ho rivisitato. Molto, molto veloce, ma molto, molto buona. E qual è di questa mattonella? Il valore aggiunto, quello dal marron glacé oppure il cioccolato? Il cioccolato caldo. Secondo me il cioccolato caldo, però occorre anche che ci sia una giusta dose di marron glacé, perché altrimenti copre assolutamente il sapore. Quindi bisogna sempre calibrare un po'. Cioccolato e marroni, rottami. Beh, di marron glacé frullati. Allora chiudiamo noi questa intervista, poi magari vi faccio passare la ricetta. Facciamo, certo, grazie. Io la ringrazio infinitamente per questa chiacchierata, per la sua disponibilità, davvero. No, è stato per me un piacere sempre, lei lo sa. Comunque è sempre bello poter dialogare con gli altri e anche cercare di manifestare quello che è il volto delle istituzioni, la quotidianità di una persona che cerca sempre poi di preservare un pochino di se stessa. Grazie, grazie infinitamente a Elisabetta Garzo, grazie a voi che ci avete seguito da casa, e ci vediamo alla prossima puntata.